Lei oggi va a Roma, c'è in ballo anche questa questione del Salva Roma, ne discuterà con i suoi incontri, diciamo come Napoli farà sentire la sua voce. Ma sarà una voce molto alta, molto ferma, molto determinata e anche molto arrabbiata. Non passerà il Salva Roma così com'è, altrimenti dovranno passare anche su uno sciopero della città. Sarà la prima volta che la città sciopererà di fronte a una legge che ancora una volta divide il paese, una legge che considera figli e figliastri, di cui i figli sono quelli che appartengono magari al politicante di turno che governa, in uno stato di diritto condizioni uguali vanno trattate in maniera uguale, in questo caso invece ancora una volta si va addirittura a beneficiare chi è stato già privilegiato, quindi di fronte evidentemente all'incapacità di chi ha amministrato Roma di trarre come dire, il sostegno e il beneficio dal precedente Salva Roma, si deve fare un altro Salva Roma. Nella nostra città, che invece non abbiamo mai avuto nessun intervento legislativo che andasse a rompere le disuguaglianze, ed anzi, nel corso degli anni, tutti i governi hanno messo in campo azioni che mettono pesantemente in difficoltà la nostra città, troviamo questa un'ingiustizia clamorosa. Clamorosa, ancora una volta stiamo per approvare un bilancio in consiglio comunale esclusivamente fondato sulle nostre forze, sulle nostre capacità, nonostante i tagli dei governi, e poi scopri che a un certo punto il governo prende che dice che non hanno i soldi, che non sanno come intervenire e trovano 12 miliardi di euro per salvare un'altra volta il comune, evidentemente dalle incapacità di chi l'ha governato quella città e che quindi si deve intervenire. Un'altra volta. Io credo che invece è venuto il momento di affrontare in maniera organica la situazione di tutti gli enti locali, nessuno escluso, che bisogna intervenire, questo sì, ma non solamente su Roma. Già l'hanno fatto una volta, nella manovra economica di Natale hanno messo 75 milioni di euro solo per le buche di Roma, come se le buche stanno solo a Roma. Io questo lo voglio dire perché questo quindi è una risposta che devo dare anche ai miei concittadini che ogni volta che mi incontrano per strada dico sindaco, le buche, io che dobbiamo dire? Che le buche di Roma valgono, come dire, l'impegno di più che le buche di Palermo, di Napoli, di Bari, di Milano o di Torino, ma che modo di legiferare? E questo, io sono veramente, veramente indignato e quindi noi faremo di tutto perché se c'è da salvare Roma, a maggior ragione si deve intervenire sulle città che da sole, senza nessun ausilio, oggi sono riscattate e sono anche prime su tante cose, pur non avendo i denari di cui hanno beneficiato altre città, tra cui Roma. Se non dovesse arrivare una risposta, la reazione della città sarà durissima, fino ad arrivare a fare uno sciopero della città di Napoli contro il governo nazionale.